Ecco, la nostra proposta fondamentale è di dire, se siamo coerenti con il principio che le nostre società garantiscono i diritti alla vita, bisogna che l'acqua sia accessibile come diritto, non come il potere d'acquisto che hai di pagare l'acqua come paghi la casa, come paghi l'automobile o come paghi il cinema. Quindi, prima cosa, ma questo per il momento la Commissione europea non lo vuole, lei considera che è merce. La seconda cosa che bisogna fare è allora istituire quell'economia collettiva comune, dei beni comuni, che non obbedisce alla logica dell'economia di mercato. L'economia di mercato è fondamentale, però l'economia di mercato, la logica di mercato, non può governare tutte le varie forme di vita. Ci sono delle cose che non sono nell'economia di mercato, no? Non si fa dire al mercato di decidere se spediamo e mandiamo dei bombardieri in Iraq oppure li mandiamo in Libia, no? Non è il mercato, è la politica. E perché l'acqua deve essere invece sottomessa al mercato e non alla politica, non ai cittadini? Quindi seconda cosa è creare quelle strutture istituzionali, quelle forme di economia, per esempio una logica di economia cooperativa.